di Napoli, primo appuntamento del ciclo di iniziative di cui poi dopo la nostra Giulia De Lorenzo vi racconterà e vi dirà. E, il tema dell'incontro di questa sera appunto è un'iniziativa organizzata dal Centro Studi di Tradizioni Nautiche di Napoli, Rotta Napoli Sud-Ovest International Yachting Fellowship of Rotarians, qui alla Lega Navale, e appunto parleremo dei vari aspetti sociologici, economici, di impatto, turistici, insomma tutto quello che può significare valorizzare l'intenso e immenso patrimonio, potremmo dire, di archeologia marittima delle zone, diciamo, che ci circondano. Lo faremo con, appunto, brevemente il programma della nostra chiacchierata, con i saluti di Paolo Rastrelli, che è appunto direttore del Centro Studi Tradizioni Nautiche di Napoli, di Giulia Di Lorenzo, che è Pomodoro Flotta Napoli International Yachting Fellowship of Rotarians, Michele Sorrenti, che è il commissario della Lega Navale Italiana Sezione di Napoli, e di Ugo Oliviero, che è governatore del distretto 1101 di Rotari. E poi con tre interventi su tre aspetti appunto particolari della NASA, dell'archeologia marittima del Golfo di Napoli, che sono quelli di Maurizio Vitiello, che è vicepresidente dell'ANS Dipartimento Campania, sul tema delle determinazioni sociologiche sulle antiche comunità costiere campane, quindi in qualche modo la valorizzazione, la possibilità di valorizzare economicamente l'impatto economico appunto del patrimonio che abbiamo, poi dell'assessore con delega all'area archeologica di Vivara del comune di Procida, Antonio Carannante, con il quale appunto parleremo in particolare appunto di Vivara, e poi di come è possibile, diremmo doveroso, intendere in maniera virtuosa l'unione tra concetti di ambiente e di beni culturali, un concetto che invece spesso viene percepito come potenzialmente in contrapposizione, mentre invece evidentemente non lo è, e poi con Lucio Esposito, esperto in beni culturali, sul tema le ville marittime romane dall'area flegrea alla penisola sorrentina.